Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Made in 2, ovviamente con Pasqua. Ciao! Ragazzi, grande Pasqua, non è urlato, la volta scorsa se riuscì a stare un microfono secondo me. Comunque ragazzi, siamo oggi su Made in 2 mentre Pasqua mette alla prova le mie censure stavolta. L'altra volta ragazzi ha tagliato, pur di non censurare questo gesto. Vediamo adesso se che cazzo, io metto 30 anni fa un mondo. Pur di non farlo ragazzi, ha tagliato tutto. Ha tagliato il bastardo di un bulbo. Comunque ragazzi, siamo oggi qui su Made in 2 per portarvi un nuovo video a manutenzione. Era un bel po', secondo me l'anno scorso non facevamo un video a manutenzione perché ci manca ancora qualcosa da fare. E una delle cose che ci manca, Paschi, è la trasformazione su Made in 2. Perché Paschi, noi possediamo, oltre alle classiche abilità che vediamo, tranello, corpo forte, aura della spada, lama magica, possediamo delle abilità di base, ovvero quelle standard che hanno tutti quanti i PC in comune. Però Bulmo, stai iniziando a spiegare senza aver fatto lo spam iniziale. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, che siamo quasi a 5000 e seguiteci su Instagram per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei vari video. Al momento un paio da settimana riusciamo a farli, poi può darsi pure che ne sarà uno metà alla settimana. Metà alla settimana. 10 alla settimana, non si saprà, non si può sapere. Però Paschi, stiamo parlando adesso, l'argomento entra nel vivo della situazione. Spiegaci un po'. Stiamo parlando, ragazzi, di tutte queste abilità standard, che tra l'altro prima erano standard, adesso sono secondarie. Nel gioco, che sono appunto le lingue, la guida, e poi magari ne parleremo Paschi in altri video a parte. Ma la prima che trattiamo vera e propria è l'abilità trasformazione. Questa abilità, ragazzi, non è un'abilità che clicchi e si attiva, premi un tasto e si attiva. No. È un'abilità di base passiva che si ha perennemente. Ed è un'abilità effettivamente come le altre, come tranello, come vortice, come nuvola. Cioè, nel senso che si aumenta da 1, poi passa ad M, poi passa a G e poi infine passa a P. Per fare questo passaggio, Paschi, quindi andare da livello 1 a livello M fino a G, bisognerà leggere dei libri. Nello specifico, Paschi, i libri della trasformazione hanno questo colorito celeste, su una striscia celeste sul... Il colorito non è spagnolo, ragazzi, è italiano. Culo. La pioggia tutta la vita. Comunque, Bulmo, dicevi, scusa l'interruzione. Il filo. Il colore del libro è azzurro celeste. Non è il classico rosso marroncino arancione dei libri classici. E sono tre diversi tipi di libri. Abbiamo il libro trasformazione, che è il libro che serve per far passare l'abilità dal livello 1 fino ad M. Passerà a livello 20 ad M obbligatoriamente. Non passa come le skill da 16 a 17. Bisognerà farlo arrivare al livello 20. E come le skill e i libri classici, basta che lo premi una volta ogni 24 ore, fa leggere il libro, se va bene me ne manca sempre di meno, se invece fallisce. Sì. Per invece Paschi, farlo passare da livello M a livello G è un po' diverso rispetto ai libri normali, perché bisognerà leggere altri libri. In questo caso quello che abbiamo è il libro trasformazione avanzata, però bisognerà leggerne solamente uno da M1 a M2, solamente uno da M2 a M3, solamente uno da M3 a M4 e così via. Cioè non bisognerà leggere due per far arrivare M3 o tre per far arrivare M4, ma solamente uno, a differenza per esempio della guida, che anche a G in poi bisogna leggere tipo 10 libri per far arrivare a G2, eccetera, è un po' più dura. E una volta che l'abilità è arrivata a G, bisognerà leggere i libri maestro trasformazione e non le PDA come per i libri abilità, ma solamente i libri maestro trasformazione, che anche in questo caso basterà leggere da un libro per G1 G2, un libro per G2 G3, cioè, fino ad arrivare a P. E cosa cambia? Nell'abilità che cambia? Che serve? Cambia semplicemente la durata della trasformazione, aumentare l'abilità. Di conseguenza, se il livello 1 mi dura 2 minuti, a P la trasformazione dura mezz'ora. Direi, Paschi, che a livello di tempistica avere una trasformazione per così tanto tempo può essere molto vantaggioso, soprattutto per quanto riguarda i boss. Che Paschi, è bello che si trasforma il personaggio, diventi l'orso, diventi il lupo, diventi un mob. Però non è solo una questione estetica, diciamo, hanno un'utilità. Sì, non è solamente una questione estetica, che Paschi, come ben sai, ci sono alcuni tipi di trasformazione che sono migliori di altre, come ad esempio le armi. Sta la luna, che è meglio delle armi fino al 75 rispetto alle altre. Anche le sfere trasformazione, quindi le trasformazioni, ci sono di migliori e peggiori. Innanzitutto la trasformazione che ci permette di fare, ci permette di diventare un mob, cambiare il nostro aspetto, trasformarci tramite
tramite una sfera. Trasformazione. Basta, io ho postito qua. Ce l'ha data, secondo me, un annetto fa, minimo, un nostro iscritto, che ovviamente non ricordo mai il nome, è successo un anno fa, lo ringrazio, che ci ha dato la sfera dell'ufficiale di Uwei. Questo mob, che è molto rara come sfera, che però paradossalmente, pur essendo un mostro dello zodiaco, non serve per fare i vari boss, eccetera, che non serve a niente, sai, guai. Quindi Gulma, le sfere della trasformazione si droppano ovviamente dai mob ed è molto raro, ragazzi, molto a caso, cioè un drop tipo secondario. Forse il papiro, non lo so. Credo tipo papiro, ma molto più raro del papiro sicuramente. Si può droppare anche dai cani, dai lupi, quindi anche a livello basso. Non però tutti i mob però le droppano. Non tutti, cioè, tutti. Hanno, ci sono, magari poi andatelo a vedere sulla wiki, quelli si droppano, rispetto parlato. Ci stanno, perché sono parecchie. Però sono parecchie. E cominciamo a fare quello del tuo. Infatti, impossibile, quindi ci sei. Lupo, la tigre, l'orso affamato, lo scagnozzo, il fante, il fante selvascio, il generale, eccetera. E Paschi, a questo punto possiamo dire che ci trasformiamo in tanto. Ci faccio vedere come funziona, Paschi. Paschi, ecco, vedi come brilla il fiero orco. Paschi, io mi trasformo. Ma la velocità di movimento diminuisce, è impressionante. No. Ya, Gulmo, sei un nabbo. Che livello è sto porco? Non si sa. Wow, non lo possiamo vedere, raga. Vabbè, Gulmo. Invece mi ha dato sfera. Eccoci, Paschi. Adesso mi trasformo. Un po' fallito perché avevo dimenticato che effettivamente non mi posso trasformare nell'ufficiale perché è un livello più alto del mio. Infatti, bisognerà. Sarà possibile trasformarsi solamente qualora il livello del mob sia uguale o inferiore al nostro. Sì. Infatti, adesso ho recuperato altre sfere che avevo. Mi trasformerò nel lupo o nella tigre? Che preferisci? Io direi il lupo. Il lupo, è proprio come lupo grigio affamato. Lupo grigio affamato. Lupo grigio affamato. Ok, Paschi, adesso siamo diventati dei mob, vedi? Ok, Gulmo. Io sono il lupo e tu sei l'orco. Attacca, vedi? Vedi come una zanna lì. Vedi come una zanna, guarda. Ma io lascio tu gigante. Cioè lascia gigante. Vabbè, Gulma, alla fine cosa cambia quando una volta trasformato, diciamo che il mostro, il mob, cioè prende il bonus che hai addosso sul tuo equipaggiamento. Esatto, però Paschi va a prendere il bonus che abbiamo addosso, però diciamo è un bonus fondamentale, quello che, va che serve alla trasformazione, che è il valore d'attacco, ovvero appunto il valore d'attacco, Paschi, come ho appena detto. Infatti prima di trasformarci, quando andiamo ad affrontare boss, faccio un esempio, l'idra, per affrontarlo bisognerà mettersi addosso aura della spada, per chi ce l'ha, lama magica, per chi ce l'ha, e nel caso del ninja, siccome andiamo a prendere il bonus sul valore d'attacco, è consigliabile equipaggiare un arco, perché l'arco ha molto più valore d'attacco. Infatti è l'arma con più valore d'attacco all'interno del gioco, e quindi conviene al ninja equipaggiarsi per quanto un arco. Riguarda il paschi, per quanto riguarda invece un paschi corpo rock forte, diventa piuttosto inutile, Paschi, che non va a aumentare il valore d'attacco, aumenta la difesa, e quindi il petto si può chiamare. Sì, il petto con un petto. Non è molto utile, Paschi, mettere corpo forte sulla trasformazione. Invece conviene, come ho detto prima, per quanto riguarda i ninja soprattutto, perché avranno un aumento del valore d'attacco circa, mi sa, il doppio rispetto ai pugnali. Quindi i pugnali non servono, magari è meglio addirittura la spada, per quanto tipo la luna rispetto ai foglia nera, va per una trasformazione. Vabbè, Gulmo, quindi però, ragazzi, come tutte le cose, anche le sfere di trasformazione, abbiamo detto anche prima, sono diverse, perché aumentano, cioè chi aumenta di meno, chi aumenta di più il valore d'attacco. Per esempio nel nostro caso abbiamo un fiero orco e un lupo, sono poco utilizzate perché non aumentano di molto il valore d'attacco, mentre quelle più utilizzate, che poi hanno anche un valore diverso di mercato, diciamo hanno un valore effettivo di effettivo mercato, di mercato, solo il ragno che si trova raramente, l'ho visto raramente, il ragnetto sì, e poi lo scagnozzo selvaggio, che è quello un po' più diffuso, che è quello che dà è forte forte lo scagnozzo, sì. È forte forte e infatti è quello più utilizzato. Alla fine, raga, la trasformazione va a aumentare di tantissimi danni, cioè Paschi mi fa 4k ad accettata, io quasi ti faccio 4k. Vedi? Non ho l'alchimia attivato. Infatti anche l'alchimia Paschi, vedete, va a potenziare la nostra trasformazione, sì. Però anche post trasformazione. Però secondo me se si fa prima è ancora meglio. Comunque tolgo tantissimo, vedi, fanno un sacco. Vedi un orco inseguito da un cane. Comunque fa tantissimo, ed è anche molto divertente Paschi, come sì, meccanica, sì. Quella della trasformazione, di la verità. Quindi è, diciamo, una cosa bella di Magic, secondo me. È molto, è sia bella da guardare esteticamente, sia utile poi effettivamente al gioco. Ok, due ne sono utili. Non le abbiamo mai usate, però. Però vabbè, per ora non abbiamo
mai utilizzate. Sì. Comunque serve per leader, ancora ci dobbiamo arrivare. Però sono sia belle, sia utili, anche perché c'è un lupo più 9, vedi? Un lupo grigio affamato più 9. Guarda l'orco come dire, i pantaloni blu shoppati, guardalo. Addominali più 9, che brillano. Ed è molto divertente come meccanica. Pasca, adesso abbiamo parlato a grandi linee della trasformazione, un po' abbiamo specificato alcune cose, quindi... possiamo dire che effettivamente a livello di gameplay e di meccanica, secondo me almeno è una cosa bella, è una cosa sia bella che buona. E quindi ragazzi, questo era il video per quanto riguarda le sfere di trasformazione, la loro utilità e servono, quali sono le migliori, vengono fatte, quali sono le migliori, le nostre considerazioni al riguardo. Spero che vi siamo stati utili, perché magari qualcuno di voi non sapeva l'esistenza o ignorava l'utilità di queste sfere di trasformazione. Siccome sto facendo questa rubrica proprio per chi ignora alcune cose mancava questo pezzo e quindi l'abbiamo fatto. Poi mancano anche altre cose per quanto riguarda la manutenzione che abbiamo già in mente. Vedere adesso schiatta il lupo, detto questo, facciamo fare l'ultima censura a Gulmo, così si allena a fare le censure e noi ci sciottiamo in un prossimo video, Gulmo. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!